Buona mattina alla Bisalute, buona mattina con la nostra tazzina di caffè. Oggi il nostro ospite è il dottor Michele Lenzi, psichiatra palliativista. Buongiorno dottore, buongiorno. Grazie per essere qui. Grazie della tazzina di caffè così rara in questo periodo. È un piacere. Dottore, noi l'abbiamo nostro ospite oggi per parlare di un argomento molto importante, soprattutto in fase pandemica, ossia l'utilizzo delle benzodiazepine. Allora, partiamo con una domanda ovvia e scontata, quindi cosa sono? Benzodiazepine sono farmaci molto importanti, sono i farmaci più diffusi al mondo, e sono farmaci che servono a ridurre l'ansia e sono chiamati proprio ansiolitici, in realtà sono dei sonniferi rilassanti. E l'utilizzo è così massivo è dovuto al fatto che in passato c'erano i barbiturici che avevano una dose terapeutica molto vicina alla dose letale, per cui i medici erano terrorizzati nel dare questi farmaci. E subito dopo sono uscite le benzodiazepine che sono assolutamente più maneggevoli, non sono pericolose, funzionano subito, dopo un quarto d'ora che una persona la assume in genere danno un buon risultato. Però hanno il problema che nel tempo cominciano a dare assuefazione, cioè non funzionano più come la fase iniziale, cominciano a dare dipendenza, che è una dipendenza sia psichica sia fisica, si comportano esattamente come le sostanze d'abuso, nel senso che se non vengono assunte danno una crisi di astinenza. E purtroppo le persone tendono a utilizzarle per tempi molto più lunghi di quello che sarebbe l'indicazione, e questo non va bene, specialmente in questa fase del Covid, dove i pazienti telefonano al medico perché sono ansiosi, preoccupati, stanno in casa, c'è il ritiro sociale, persone molto predisposte soffrono molto questa situazione. Chiamano il medico non può andare a domicilio, loro non possono andare per queste cose nello studio del medico, quindi la cosa più semplice da fare è prescrivere una benzodiazepina, che nel breve è assolutamente efficace. Il problema probabilmente verrà nel tempo, i nodi vengono sempre al pettine, perché queste persone purtroppo tenderanno ad abituarsi a questi farmaci, e le benzodiazepine, che sono poi i farmaci comuni, tutti quelli che finiscono in azepam, diazepam, lorazepam, sono molto conosciuti, queste persone tenderanno forse a continuare ad usarli in tempi lunghi. E questo comporta dei problemi, perché oltre a dare assuefazione e dipendenza, come ho detto prima, tendono a cronicizzare il quadro ansioso e depressivo, e addirittura nel tempo tendono anche a dosaggi bassi, tendono a dare depressione. Dottore, parlavamo di brevi e lunghi periodi nei quali appunto assumere le benzodiazepine, ma cosa si intende per breve e per lungo periodo? Allora, nel foglietto illustrativo c'è scritto possibilmente di non prenderle per più di 4 settimane. È chiaro che in una situazione critica anche un periodo un po' più lungo non comporta nessun tipo di problema. È da 3 mesi in su che comincia a esserci questo problema della assuefazione, e quindi il paziente tende, per avere lo stesso effetto iniziale, ad incrementare il dosaggio, e questo porta anche a situazioni paradossali. Mi è capitato per esempio di vedere una persona che beveva 3 boccette di questo benzodiazepine ogni giorno. La questione è che oltre un certo dosaggio, quando il farmaco ha saturato i suoi recettori, più di quello non fa, va in circolo nel sangue e poi viene escreto dall'organismo, quindi più di questo non può fare. Quindi incrementare il dosaggio al limitum non ha senso. Ecco, come si può in qualche modo frenare questa tendenza? Bisogna informare assolutamente le persone che vengono messe in contatto con questi farmaci di questo problema e di non proseguire con l'utilizzo una volta che il problema sarà passato, o se il problema non passa,
bisogna andare su altri tipi di farmaci, come gli antidepressivi, che sono i veri farmaci ansiolitici, che però hanno dei problemi diversi, nel senso che mentre la benzodiazepina funziona orientativamente un quarto d'ora, 20 minuti dopo l'assunzione, l'antidepressivo ha bisogno di tempi lunghi, quasi un mese per cominciare a funzionare mediamente, e addirittura nei primi tempi qualcuno ha 7-10 persone ogni 100 hanno un peggioramento del quadro e quindi sono meno propensi ad assumerlo. Mi è capitato di avere delle persone con gli attacchi di panico che venivano carichi di benzodiazepine, poco alla volta con fatica sono stati disassuefatti, si è passati all'antidepressivo, poi sono spariti per 4-5 anni perché stavano bene, certo. E mi tornano non col farmaco che gli aveva fatto bene, di nuovo con gli attacchi di panico e di nuovo con le benzodiazepine, perché psicologicamente sono i farmaci che gli hanno fatto bene, certo, in tempi brevi, ecco, e quindi... Beh, e quindi chiaramente sconsigliato un utilizzo nel lungo periodo. È consigliato un periodo breve o al bisogno, ma deve essere al bisogno molto raro. Se si comincia a vedere una necessità 4, 5, 6 volte al mese, vuol dire che qualcosa non va e bisogna intervenire in un altro modo. Certo, e possono creare anche magari dei rischi, possono creare conseguenze anche a livello fisico. I rischi sono solo respiratori per persone che hanno gravi problemi respiratori, quindi in fase Covid l'utilizzo di benzodiazepine direi che è sconsigliato. Sconsigliato assolutamente. Bene, dottore, noi ci salutiamo qui, abbiamo il nostro zuccherometro, quindi sulla base del nostro zuccherometro io le chiedo questo argomento che abbiamo trattato, se è dolce o amaro, o un poco dolce o un poco amaro. L'argomento è amaro perché passo metà della mia vita e del mio lavoro a togliere le benzodiazepine alle persone. E allora, buon caffè amaro. Grazie. Thank you.